Bravo! Allora, signor mago! Forse che? Ai. Abbiamo questo oroscopo? Guarda, noi siamo. Sarebbe un pensiero? Ecco, bravo! Noi siamo sul finale di questo ennesimo appuntamento di farina e tapioca. E... Fari con me, eh? Esatto, e in coda ci mettiamo lei. E allora? Ecco, allora, dunque. Ariete! Perfetto. Cosa ti vuoi dire? Allora, il mago Mandillo questa sera è molto simpatico. Aspetta, dillo! Abbiamo le linee intasate, mi sa, questa sera. Anche me sono intaso, mangio troppo. No, vabbè, io parlavo con le segretarie. Allora. Ariete, vostra moglie senza ritegno, più vi crescono le corna, più ve le fa. Per il primo semestre state attenti a non girarvi di scatto. Potreste cercare qualcuno. L'argomento delle corna è stai sempre... Stai zitto, frisciolaio! Sempre uno dei sto soli. Parlando! Ma perché parla... Ma parla sempre di corna? A mite un po', poi ti capisci perché. Ma cosa vuol dire? Miglioramenti in autunno nella stagione della potatura. Sì. Usate una motosega molto robusta. La potatura di cosa? Destru... Ma... Cepuchie. Ma non faccio quei gesti. Sto parlando di corna. Mago. Mangia sotte. Ma... Toro. Evitiamo queste parole. Ma vale via bisognoso. Toro. Cosa che darie? Allora, andiamo col toro. Uguale all'Ariete. Eccolo. Capricorno. Come il toro. Lei d'ora in poi verrà qua con una cadenza mensile, non più settimanale. Ho deciso così. Perché? Ma perché la deve smettere? Ma vanni via, Bernardo. Allora. Lumassa. Lumassa non è un segno. Via, scemo de guerra. Lumassa. Che fastidio sta luce. Non è un segno, Lumassa. E cosa lì? Ma è un animale. Ma vai a mangiare del corbe, non te lo dico, sono me cacciamo via. Lumassa. Scusi, signor Mago, se... Un ascoltatore, per sbaglio, dovesse comporre lo 010-8364-177 perché? Ti sei detto vuole... in su. Ragazzi. Ti dice le cramberinate. Ma se un ascoltatore vuol farsi fare i tarocchi o comunque qualsiasi altra cosa personalizzata, in privato. Un telefono anche in radio? Ma lei non ha un ufficio, non ha niente. Sì, che ho l'ufficio. E allora facciamo anche un po' di pubblicità. Ma cosa stai tu per lì che mi dà come il numero cuscie? Ma lo faccio per lei che si fa la pubblicità. Ma quale tempo hai a fare te? Vieni, ma mia stucchiata le menestru. Ragazzi, vieni qua, Magic, facci un po' una foto, vieni. Allora, per quelli nascosti su tu segno della giata del menestru, tutto bene. Tutto bene. Salute. Grazie. Una bella giata del menestru di quelli asenese. Con Jack sta in pe, vi rimetto in sesto della rumenta che mangiate al Burghi. Venga, signor mago. Amore. Amore, venga. Ma non a te, succi tu. Venga. Ma sei venga. Amica ambulizio, sto chi è? Amore. Allora, stiamo aspettando... Possibili incontri con i nati sotto il segno del brodo di trippa. Brodo di trippa è un segno? Sì. Va bene. Cancro e scorpione. Cancro e scorpione, però cerchiamo di essere celeri perché siamo quasi alla fine. Cancro e scorpione, perfetto caffone. Bene. Tre giù. Trogolo sarebbe in italiano. Tre giù, acquario, come lo stesso. Tre giù. Tre giù. Se volete avere l'amore di una persona che non lo corrisponde, se volete sapere il futuro, vincere alla Sisal, lotto in alotto e biglie, telefonate, scrivete a Mago Mandillo. Signor Mago! Si riceve solo su appuntamento, sconti comitiva!